Pronto? Salve, sono Lola. Stasera alle 18. Si può fare? Con che tipologia di uomini le capita di incontrarsi abitualmente? Per lo più mariti annoiati. E lei non si annoia? Ha più l'impressione di dominare o quella di essere dominata? A lei non piacciono queste cose? È un po' come fumare. È difficile smettere. Di colpo ti ritrovi piena di soldi e... Sono dei normali giovanotti che pagano per fare sesso. Giovanotti non direi proprio, perché hanno quasi tutti l'età di mio padre. Io sono stata molto fortunata. Fortunata? Non lo trova umiliante? No. Cioè, riesce sempre a gestire. È di questo che stiamo parlando. Mammina! Cuccioletto! Da quando lavori a quell'articolo sei molto strana. Perché non vai da uno psicologo? Il punto è che non sono sicura che siano puttane. Una puttana è una puttana. E tu ne sai qualcosa? La prima volta ero nervosissima perché pensavo che avrebbero voluto scopare per delle ore. Invece, questi ti raccontano della loro vita, del loro lavoro, delle loro mogli. Non le ho chiesto qual è l'aspetto del suo lavoro che le risulta più difficile. Senza altre mentire. Mentire tutto il tempo. Fuori la gente si ammazza per sopravvivere. E tu disegni stronzate. Scusa, mamma, di che cosa stiamo parlando? Tu e papà vi ammazzate per sopravvivere, non mi pare. Posso studiare Proust e Flaubert. Possiamo anche fare le stesse letture io e lei. Ma non avremo mai le stesse opportunità. Si sarà sentita sola, no? No, non più di tanto. Lo siamo tutti alla fine.